appuntamento è offerto da Vieni nei nostri punti vendita o visita il sito nuovarredo.it. Nuovo Arredo. Da noi ti senti a casa. Per sapere se pioverà sul campo, scarica l'app di Trevi Meteo. È gratis. Forte classico pane di semola. Leggero, fragrante e ha il colore del sole. So che è buono, perché lo faccio io. Buon venerdì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Ciao, per prima cosa, carissima, dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori di andare a votare sulla pagina di Facebook di Buon Pomeriggio le canzoni che Stefano Pallatresi canterà la prossima settimana. Sarete voi a deciderle. Oltre a scegliere il brano, potrete anche dedicarlo a qualcuno e quindi votate. Tutto questo amici. Entro lunedì. Sì. Oggi sarà una puntata bellissima. Vero. In compagnia dei Pipers e della loro musica anni 60. Poi Mirella Stazzi verrà a farci l'oroscopo per il fine settimana. Ma ti ha spiegato, o meglio, ti ha detto qual è il segno più fortunato di questo weekend? Mi ha fatto un'anticipazione. Il segno più fortunato, Saggi. Ah, Sagittario! Sì, come diciamo noi, gli amici saggi del Sagittario. I saggi. Sì, e i particolari naturalmente toccherà tardi, a lei dirveli. Intanto vedo Marco e Chicco, ahimè, pronti già per la rubrica. Parlavi di saggi. Vedo Marco e Chicco, ahimè, vabbè. Ci fai caso. Comunque Michele, ciao Mary, anche sì, oggi ciao. Siamo in compagnia di Francesca Palmisano. La vedrete dopo, perché lei è una cantante e tra pochissimo si esibirà con... Due cover. Una grandissima interprete proprio della canzone italiana. Non lo diciamo ancora. Stavo per dire. Ah, non lo diciamo. Ve lo diciamo dopo. Va bene, ci tenete sulle spine. Intanto, Mary, almeno tu vuoi dirci con chi cucinerai oggi? Con chi cucino? E sono quei due bei ragazzi che ci distraggono ogni tanto, però vedendo la nostra Nunzia Bellomo, tutto risplende. La nostra cucina risplende. Come stai? Tutto bene? Bene, grazie. Cosa facciamo oggi? Come al solito, due ricette, una salata e una dolce. Ok, due ricette da portare in tavola eventualmente anche domenica a pranzo. Sì, perché no, certo. Ok, cosa facciamo? Quindi diamo le ricette, diamo i titoli. Ok, allora abbiamo dei fagottini con carciofi e scamorza. Sì. Quindi perfetti da presentare come antipasto. O aperitivo un po' più anche. Rinforzato. Sì, esatto. E poi abbiamo un dolce, abbiamo dei biscottini con gocce di cioccolato e cornflakes. Ah, che bello, interessante. Vediamo tutto tra poco con la nostra Nunzia. Vi vedo pronti, ragazzi, lì al piano per i nostri grandi talenti. Sì, no? Prontissimi, vero ragazzi? Meravigliosi. Ma veramente oggi c'è un personaggio d'eccezione. Lo dici tu, dico io, perché io sono anche un po' emozionato. Da me, io ne butto. Ma che sarà? Stavamo decidendo che cosa serio. Comunque professionisti. Qua è una sosia, ma proprio. Ma secondo me è lei. Non so se è sosia, te ne renderai ma conto anche io tu. La intravedo in fondo. La sosia di Orietta Berti. Secondo me lei. Potrebbe essere. Lei si chiama Francesca Palmisano. Viene da Taranto e ascoltiamola con la famosa Finché la barca va. Ah, bellissima. Te la dedichiamo, Michele. Grazie, un bel pensiero. Il grillo disse un giorno alla formica: il pane per l'inverno tu ce l'hai, perché protesti sempre per il vino? Aspetta la vendemmia, ce l'avrai. Mi sembra di sentire mio fratello chiamare un gatto cielo nel Perù. Voleva arrivare fino al cielo, ma il grattacielo adesso non l'ha più. Finché la barca va, lascialo andare. Finché la barca va, tu non remare. Finché la barca va, stai a guardare. Quando l'amore viene il campanello suonerà. Quando l'amore viene il campanello suonerà. Sempre sotto il sole, tra file di ginestre e di lilla, al tuo paese c'è chi ti vuol bene. Mi sembra di vedere la città, mi sembra di vedere mia sorella che aveva un fidanzato di Cantù. Voleva averne uno anche in Cina, ma il fidanzato adesso non l'ha più. Finché la barca va, lascialo andare, finché la barca va.
campanello suonerà. Finché la barca quella, va, lasciala andare. Ma ragazzi, la va, tu non remare. Scusate, ma è Orietta Berti. Non è la sosia, è lei. Verificheremo, vedremo. Infatti mi stavo chiedendo la barca, dove la metto? Non c'è. La barca. Però Francesca, quando hai iniziato porto tu a imitare Orietta Berti così? Ma non è l'imitazione, è lei. Francesca. Qualche anno che ho scoperto questo personaggio, mi piace, un po' mi somiglia e quindi cerco di somigliarle. Ah, ok, ma prima facevi altro, imitavi qualcun altro? No. Così, canto un giorno. Perché mi piace cantare. Ah, perfetto. Adesso ho scoperto questo personaggio che comunque mi piace. Beh, Marco, però se le piace cantare, cioè ascoltiamo un'altra canzone. Beh, io ci sto. Che allora, cosa ci fai ascoltare adesso? Volentieri. È indecisa. No, ma questa canzone. Via dei Ciclamini? Via dei Ciclamini. Ce l'hai? Certo. Via dei Ciclamini, vai. Prego. Orietta Berti. In via dei Ciclamini al 123 vendevano le bambole vestite come me. La guerra era finita, però ricordo che sui muri delle bambole scrivevo insieme a te. L'amore come l'elera si attacca dove vuole, quel giorno senza dirmelo mai preso con un fiore. L'amore come l'elera si attacca dove vuole, non vedo più le bambole ma son legata a te. Era in giorni tutti per me, era in giorni tutti per me. In via dei Ciclamini dove abitavi tu, il muro delle bambole adesso non c'è più. Hanno messo una balena, l'ascensore va su e giù e cambiano ogni sera le bamboline blu. L'amore come l'edera si attacca dove vuole, quel giorno senza dirmelo mai preso come un fiore. L'amore come l'edera si attacca dove vuole, non vedo più le bambole ma son legata a te. Erano giorni tutti per me, andare finché la barca va, tu non remare. Ma non è quella, è un'altra. Questa Orietta Berti è la prima cantante che si è autoplagiata. Cioè, ha fatto la stessa canzone. È uguale. Piuttosto... Complimenti comunque. Brava Francesca. Però vorrei chiedere anche a Michele Meri che cosa ne pensate. Abbiamo una domanda. Una domanda. Ma domenica indosserai questo stesso abito? Gli stessi orecchini da Fazio. Per andare da Fazio? Perché? No. Penso che cambierò look. Cambierà look. Quindi è lei. Ti guarderemo. Come ogni domenica. Sì, infatti. Francesca, grazie per essere stata con noi. Prego, puoi accomodarti da quella parte. Ma le canzoni erano uguali. Adesso devono dire i recapiti. Ricordiamo i recapiti. Per partecipare alla nostra rubrica Cercasi Intrattenitore. Bravissimo. Prima di tutto andate sulla pagina Facebook e contattateci. Bravo. Infatti, oppure scriveteci al nostro numero WhatsApp 349-6876-326 o ancora il nostro indirizzo email redazione.buonpomeriggio@norba.it. Molto bene, grazie ragazzi, ci vediamo dopo. Ci noi siamo già qua in salotto, sì. È vero Mary? Diamo il benvenuto a Mirella grazie, Stazzi. Grazie Michele, grazie Mary. Buon pomeriggio a te. Mirella. Abbiamo fatto una piccolissima anticipazione prima che tu entrassi. Speriamo di non aver sbagliato Sagittario. Sagittario, il più fortunato del weekend. Assolutamente sì. Buone cose. Bene, ne parliamo fra un momento, invece adesso partiamo, vedo, dai gemelli. Che sono fortunati anche loro perché finalmente, cari gemelli, c'è una bella ripresa da un punto di vista lavorativo. Le scorse settimane sono state difficili, Mercurio in Pesci ha dato confusione, qualche ritardo, qualcuno voleva cambiare lavoro o comunque è stato messo nelle condizioni, insomma, di allontanarsi, no? Da una questione spinosa da un punto di vista pratico. Si riapre questa primavera con la voglia finalmente di osare proprio nelle iniziative lavorative, anche in qualunque età voi abbiate in questo momento, quindi da mettersi in gioco c'è bisogno a 360 gradi, a prescindere insomma dalla vostra età, perché comunque il Gemelli è un segno giovane, quindi attenzione, bello questo weekend, oggi la luna nel segno della bilancia porta fortuna negli incontri, nella vostra voglia anche di comunicare quello che state facendo, quindi fate conoscere a più persone quello che fate, quello che
state conoscendo, quello che state studiando, cari gioielli, perché poi lo vedremo assieme. A partire da aprile ci sarà una situazione astrale davvero davvero importante per voi, ma adesso è il momento un po' di sondare, preparare il terreno per qualcosa che sarà davvero fertile. Come fertile l'amore, perché svolazzate, è primavera, svolazzate di fiore in fiore. Dunque, Venere ancora nel segno dell'acquario, nuove storie o comunque incontri che, anche se non lasceranno il segno, cari gemelli, magari non è la storia della vita in questo momento a preoccuparvi, però vi danno una grande carica per fare altro, per sentirvi meglio con voi stessi e anche quel pizzico, insomma, di trasgressione e gelosia in più che domenica non guasterà. Luna in Scorpione, attenzione però solo alle polemiche in famiglia. Questo è un momento un po' particolare, se avete i classici parenti serpenti, magari sfuggite alla noia domenica, fate una gita, fate un qualcosa che vi dà la carica, ma tendenzialmente il periodo è ottimale per una grande ripresa, come vi ho detto prima, da un punto di vista lavorativo. E infatti correte verso una rivincita. Bisogna rivincere. Rivincita, perché rivincita? Eh sì, perché i gemelli hanno, insomma, patito, l'abbiamo detto anche prima, un periodo in cui hanno dovuto sottostare, no, a delle regole che, insomma, pesavano un po' prima. E quindi invece rivincita. Adesso si rivince. Benissimo. Bene, Mary, vediamo se rivincono anche il Sagittario. Aspetta, il segno di fuoco, il segno del Sagittario, l'abbiamo detto prima, Mary, l'ha detto giustamente tu e Michele, è il segno top del weekend. Quante volte avete aspettato questo momento, questa grande ripresa che era sempre stata detta, Giove nel vostro segno, quindi fortuna, espansione. Molti Sagittari ancora non hanno visto nulla di tutto ciò. Di chi è la colpa? Beh, di questo Mercurio che, andando all'indietro, nel segno dei Pesci, che non è proprio un segno a voi consono, non siete molto amici con, di solito, con il segno dei Pesci, porta confusione, ma anche un certo tipo di stasi quando si tratta di ricevere notizie. Siete in attesa di alcune notizie, quindi bisogna un pochino, da un punto di vista lavorativo, prendere bene la mira, essere consapevoli della vostra forza, delle vostre qualità, del bisogno che avete in questo momento davvero di rivoluzionare la vostra attività, perché il tempo, insomma, delle ristrettezze, l'abbiamo detto, Saturno era nel vostro segno, è terminato. Ora bisogna davvero mettersi in grande, pensare in grande, voi siete in grado di farlo, e attivarvi anche in una ripresa pratico-professionale a livello individuale. Questo l'ho detto spesso, il Sagittario ha necessità di investire su se stesso. Quindi weekend davvero interessante, Luna in Bilancia, bellezza per le donne, nuovo fascino, ma anche nuove storie che partono molto bene e possono dare da subito l'idea di essere ufficializzate, perché il Sagittario, per quanto sia un po' farfallone, specie l'uomo del segno, la donna è molto più seria, ora ha voglia, sia l'uomo che la donna, di stabilità. Quindi weekend è molto bello, attenzione alle finanze, questo momento particolare, possono esserci spese per la casa domenica o spese per futuri viaggi, ma è tutto fatto in funzione di un vostro miglioramento, che sia estetico, che sia personale, che sia di crescita a livello spirituale. Anche per voi, come ho detto anche per il segno opposto dei gemelli, attenzione solo alle critiche e un po' alle persone che forse invidiano un po' questo vostro stato di grazia. Allontanate la gente negativa, allontanate le persone che tendono a giudicarvi. Ora avete bisogno di scoccare come centauri la vostra freccia e andare dritti verso un obiettivo. Hai capito? Perfetto. Fantastico, benissimo. Andiamo avanti con il segno della bilancia. Sarà perché è primavera, sarà perché c'è il cambio di stagione, ma forse la bilancia è un pochino fuori fase, siete un po' sonnolenti. Abbiamo detto stanchezza primaverile, ci può stare, cari bilancia, ma è una stanchezza che poi renderà molto bene nel mese di aprile, quando partirete alla grande. Quindi ora risparmiate un po' di energie, ci può stare. Bisogna capire un pochino però che cosa vi siete lasciati alle spalle dall'inizio di questo 2019. Molti di voi hanno fatto cambi radicali da un punto di vista di collaborazione, ci sono state difficoltà con dei superiori, ci sono state difficoltà con le relazioni a lungo termine. Ora che avete capito, no, che avete un po' allargato il giro dei vostri interessi,
diversi e capito che bisogna indirizzarsi verso un obiettivo o comunque un ambiente lavorativo molto più sereno, vi sentirete molto più liberi, però chiaramente questo porta una grande stanchezza. Ad esempio, oggi e domani cercate di mantenervi in uno stato psicofisico attivo, cioè una quadratura con Saturno e Plutone che può portare magari qualche doloretto alle ossa in più. Comunque siete un po' fuori forma, si recupera alla grande a partire da sabato sera, quindi bisogna anche uscire, bisogna anche essere dinamici. Venere è sempre positiva, quindi nei nuovi incontri e nei nuovi ambienti lavorativi ma anche sentimentali lì trovate la vostra fortuna. Ecco la pacchia. Prima stavo leggendo stanchezza di primavera. Stanchezza in di primavera. Si fa sentire. Si fa sentire la bilancia, che è un segno che somatizza molto. Che tu hai ascendente in bilancia, esatto, vero? Esatto. Quindi la bilancia somatizza molto, quindi magari qualche doloretto in più, non vi sentite con la pelle particolarmente radiosa. Cercate di riposare oggi, se è possibile, chiaramente, o almeno stasera, perché poi il weekend, quindi sabato e domenica, partirà molto bene. Fantastico. Okay. Passiamo al segno successivo. Vergine. La Vergine, eccoci qui. Allora, anche un po' per voi, come per gli amici del Sagittario, vi sentite un po' fermi in questo momento. Tanti stimoli, tante cose dinamiche da fare, eventi, persone che vi hanno proposto magari una nuova attività lavorativa o comunque anche spostamenti per la vostra professione. Eppure tutto vi appare un po' ancora nebuloso. Che dire, sempre colpa di Mercurio in opposizione? Beh, forse sì, per alcuni di voi, specie la sfera familiare, ha pesato, ha dato un senso di restrizione a tutte le vostre attività. Si cambia alla grande in questo frangente, perché oggi sì, la luna sarà nel segno della bilancia, porta attenzione sulle vostre comunicazioni, porta attenzione anche sulla sfera quindi del sociale, quindi magari avete necessità di mostrarvi in pubblico, di parlare in pubblico o di essere riconosciuti in un ruolo da un punto di vista lavorativo. Qualcuno sta chiedendo una miglioria anche a livello contrattuale. Ci sarà tempo nel corso della primavera, lo vedremo assieme il mese di maggio, ve lo anticipo, stupendo per quanto riguarda bellissimo. Il lavoro. Ora bisogna ancora definire qualche dettaglio. Dunque, come vi ho detto, oggi e domani cercate di trovare la vostra tranquillità, specie a livello familiare, e domenica più passione, perché davvero c'è una bella luna nel segno dello Scorpione che porta a riunirvi magari in famiglia con un amico che non vedevate da tempo, quindi una comunicazione con il lontano, qualcuno vi chiamerà o vi dirà che vi ha in questo momento pensato. È molto importante il sostegno delle persone vere, quelle che sono rimaste accanto a voi magari in un attimo di difficoltà. E voi della Vergine sapete bene come fare la cernita quando qualcuno vi è rimasto a fianco, quando magari non eravate proprio al top della forma. Allora, come sarà il weekend per il segno del Toro, un bel weekend, un weekend intuitivo, siete molto creativi, molto passionali, ma anche parecchio testardi in questo momento. Sì, ma non lo diciamo che il Toro sia testardo. Non lo sapevamo. Non lo sappiamo che il Toro è testardo, ma è testardo a dovere, nel senso che quando sa il fatto suo non molla la presa. Molla, e ora che tutto sembra in accelerazione con gli eventi, con il lavoro, ma anche con una situazione sentimentale un po' sopra le righe, oserei dire, perché Venere in acquario porta un po' di combattività in campo sentimentale, porta delle gelosie, porta anche una strategia. Molti Toro sembrano tutti paciosi, lì belli, ma non lo sono, perché poi quando si tratta di andare lì a scandagliare le questioni amorose sono molto molto possessivi, quindi non gli sfugge niente, attenzione. Oggi e domani mi piace questa luna per voi nel segno della bilancia e porta, come vi ho detto, intuizioni giuste. State creando magari un nuovo team lavorativo, un nuovo obiettivo di lavoro. Ecco, magari adesso dovete un po' trasformare le vostre idee. Con Giove nel segno del Sagittario vi porta lontano, vi porta fuori dal vostro contesto abituale per fare cose diverse. Ecco, domenica la luna in opposizione al vostro pianeta Urano mi dice che però vi sentite sempre un po' fermi sulle solite questioni. Cercate di non tirare troppo la corda, o meglio, non bisogna anticipare i tempi, ogni cosa arriverà al momento giusto. Ora è importante però mettere sul piatto della bilancia
bilancia tutta la vostra creatività nel lavoro e la vostra passionalità in amore. Le nuove storie che partiranno ora sono storie davvero molto molto importanti. Promettente, molto bello, promettente. Positivo comunque. Bene, bene. Allora, Mary, adesso andiamo vuoi introdurre avanti. Tu? Certo, passiamo al segno dello scorpione. Allora, Michele, temi sempre. Michele, anche parti, Michele, fammi fare bella figura. Ma facciamo bella figura, anche ecco. Io sono del segno dello scorpione. Ci sono scorpioni e scorpione siamo messi. Siamo messi in campo sentimentale abbastanza confuso. Lo scorpione ecco. Vorrebbe più certezza, magari più tempo, no? Perché comunque è un segno sì misterioso, ma è anche un segno che difende molto la propria privacy. E quando non c'è tempo di stare con la persona amata, o quando magari le cose non funzionano a dovere, si tiene tutto dentro, rimane lì e cova. Non bisogna covare risentimento in questo periodo, ma non bisogna nemmeno sentirsi troppo stressati e troppo tirare la corda, anche perché da ogni crisi, che poi è anche una crisi produttiva, possono avvenire avvenimenti davvero importanti. Oggi la luna nel segno della bilancia, ci sono buone comunicazioni con i figli, soddisfazione, il campo economico è in leggera ripresa. È in leggera ripresa, si era un po' bloccato. Era un po' bloccato. No, non era bloccato, era una catastrofe. Era una catastrofe addirittura. Beh, Urano un pochino vi fa volare bassi o vi dice che non tutto è possibile. Magari l'anno scorso c'è stato un exploit nel lavoro, avete fatto cose diverse. Ora vi siete un pochino più stabilizzati e soprattutto la luna nel vostro segno domenica porterà comunque una comunicazione anche per voi importante in famiglia. Ascoltate anche quello che gli altri vogliono dirvi, perché spesso lo scorpione parte di testa sua e non ascolta più nessuno quando soprattutto pensa di avere ragione. Avete sì ragione, ma anche dare spazio agli altri vi darà l'opportunità di ritrovare magari un rapporto che sarà un pochino incrinato. E vabbè, ci proveremo. Mettetevi dai. In gioco un nuovo progetto. Un nuovo progetto. Ma d'amore o ma lo scorpione diciamo che d'amore non vuole mai parlare di se stesso, è sempre un po' restio. Il lavoro adesso è molto molto importante, bisogna però prendere bene la mira sugli obiettivi giusti. Bene, bene, Mirella, grazie. Grazie. No? Scherziamo, ma prendiamo con molta serietà le tue informazioni, i tuoi suggerimenti. Continueremo dopo, tra qualche minuto. Intanto guardate un po', adesso questo cambia, vedi, ecco, cala, mamma. Ma ci sono sempre poi sempre loro. Sempre lì, si sono Meghan piazzate ormai. E Kate. Questa è la nostra tour dalla quale si butta Cece. Bene, sappiate, ricordate, da ora in poi è possibile che voi giocate non solo, ma decidete, scegliete chi buttare giù. Quindi andate su Facebook, buon pomeriggio, e troverete le coppie fino a lunedì e le potete votare, potete decidere, faccio cadere questo o quello. Volete sapere quali sono? Mirella, quali sono? Tu, che poi devi fare l'oroscopo. Bene. Allora, Meghan e Kate, ci sono sempre quelle, vabbè, fisse. Poi ci sono, vediamo, non so se sono già sulla torre, comunque. Carlo Conti e Amadeus insieme versus Mara Venier. Qui è una sfida sulle conduzioni. Poi Wanda Nara versus Icardi, Mauro Icardi. Poi se stesso, Natalie Westling che ce l'ha con Nathan. Westling che cioè, è il top model bene. Che c'ha questo... e poi c'è Wanda... Wanda Marchi, sì, con la figlia, come no? Stefania Nobile. Contro tutto il mondo. Quindi voi decidete, o votate il mondo, oppure votate... Ah, bellissimo. Poi c'è un altro ci potete duello. Massimo Cacciari, ve lo ricordate, no? Con la barba, il filosofo, importante, cioè parla di cose... contro Topolino. Questa è insolita, con sì, Topolino. Sì, poi lo scopriremo lunedì, quindi potete votare o Topolino, oppure... come Cacciare. Bene, allora facciamo una breve pausa. Sono tante le coppie, però sono tutte elencate su Facebook. Su Facebook, tutte, forse anche qualcun'altra. Metteranno anche noi prima o poi. Secondo no, no, ma mai. Al massimo io e te contro qualcuno, ma è contro molto raro. Mondo. Contro il mondo, no, è molto raro. A dopo. Ci vediamo tra poco. State un con minuto. Noi, Mirella, poi ci sarà ancora. Eccoci.